Salve youtubers e benvenuti ad una nuova recensione. Quanto tempo è passato dall'ultima? Un mese circa? No, è che ero impegnato con un'altra cosa che non mi lasciava andare. Taci! Comunque, oggi voglio recensire un film di una categoria che raramente ho toccato. E questa giornata infatti è chiamata la giornata dei film indipendenti, dove la gente non ha soldi, ma ci prova comunque. Un film lo recensisco qui, un film nel secondo canale. Troverete il video come risposta a questo qui. Il film che recensisco oggi è In the Market, un film horror circa del 2009 diretto da Lorenzo Lombardi. Di questo film ne ho sentito parlare un sacco, me l'avete consigliato in tanti e in più avevo già visto la recensione del buon vecchio Victor Laszlo 88. Se volete vedere una vera e propria recensione di questo film andate a vedere quella di Victor che potrete trovare come video risposta a questa qui. E come riassumere quello che pensa di questo film Victor Laszlo 88? Perché io ragazzi, un film così schifoso raramente l'ho visto. Questo film è la parodia della merda, è una sgommata nelle mutande del cinema, è un qualcosa di veramente atroce. Partiamo con la trama. Ah, più avanti nella recensione mi servirà questo, poi vedrete perché. Il film inizia come un video musicale degli anni 80. Forza ragazzi, su queste mani! Ed è subito putridume time! Questo è il primissimo dialogo del film. Salve. Come va? Mi scusi, non so se potrà darmi una mano. Forse non è il suo reparto. Ha ragione. Questo non è succo di fragola, ma mi dica allo stesso. Grazie. E che non sono di qui. Sa dove posso trovare lo zucchero? Wow! Riguardandolo è anche peggio di quel che mi ricordavo. Ci vuole un'analisi approfondita. Perché è scritto in questo modo stranissimo? Dovrebbe, in teoria, essere un dialogo normale, molto naturale. Ma dicono delle cose senza senso. Salve. Come va? Mi scusi, non so se potrà darmi una mano. Forse non è il suo reparto. Ha ragione. Questo non è succo di fragola. Ok. Di solito i film indipendenti hanno una recitazione che si avvicina ai film porno. Ma qui sembra che proprio debbano saltarsi addosso a vicenda da un momento all'altro. E forse ho sbagliato reparto, cercavo frutta e verdura. Se vuole, glielo do io un cetriolo. Ma c'è un motivo per cui parte questa scena di tensione quando lei chiede lo zucchero? Sa dove posso trovare lo zucchero? Da questa scena si può evincere che lo zucchero è il nemico principale del film. Sa dove posso trovare lo zucchero? E siamo soltanto a 2 minuti! Dopo quell'introduzione, il film ci porta a conoscere i 3 protagonisti, dei ragazzi che viaggiano in auto. Paese per vecchi. Non è un paese per vecchi. Non è un paese per vecchi. Non è un paese per vecchi. Oh, ancora non si sono sviluppati i personaggi e già li odio. Stacco improvviso verso un uomo che guarda A prova di morte di Quentin Tarantino. Beato lui. Si ritorna sui protagonisti che ci intrattengono con degli appassionanti discorsi. Che ne pensate delle uova? Affascinante! La prima scena di salvaggio del soldato Ryan non scherzava in fatto di sangue. Mai visto Hostel? E chi non l'ha visto? Però non regge il paragone con Spielberg. Anche perché sono due generi diversi. Infatti, uno si basa su fatti realmente accaduti, mentre l'altro è pura fantasia. Davvero? Hostel e Salvate il soldato Ryan sono due generi completamente diversi? Mi avete aperto un mondo! Allora, che cosa mangia un cannibale il venerdì? Sentiamo! I pescatori! Divertente! Se non fosse per il fatto che non è divertente! E qui entra in scena questo! Lo riempirò con dei pezzi di carta ogni volta che c'è una scena inutile. Potete immaginare come andrà a finire.
Per uno scherzo, il ragazzo scende, le ragazze ripartono, ma poi lo tornano a prendere. Così, ad un certo punto si fermano per fare benzina e le due ragazze ne approfittano per farsi leggere le carte da una cartomante. Oh, vedo qualcos'altro. C'è freddo, freddo, tanto freddo. Il giorno diventa notte e c'è del rosso, tanto rosso. Per favore, sta zitta! E tutti ci stiamo chiedendo, a cosa serve la scena della cartomante? Perché le ragazze vanno a farsi leggere le carte? Ma all'improvviso arrivano due rapinatori che, giustamente, rapinano il benzinaio. Avete capito? Questo non è un bar, il maschero, ma è una rapina! Altrimenti il mio bel cannone avrebbe un bel tappo rosso sulla punta, ma di fatto non ce l'ha. E questo vuol dire che tu mi devi dare tutti i soldi che hai. Avanti, riempila! Ma chi è che parlerebbe così durante una rapina? Tra l'altro, complimentoni per la maschera di Minnie, Io avrei preferito quella di Olivia di Braccio di Ferro, ma sono gusti. La cosa spettacolare è che questa rapina non serve assolutamente a nulla ai fini della trama. A questo punto, infatti, vi chiederete: ma la trama? Dove si staranno dirigendo i nostri eroi? Di fare un viaggio senza meta. Da nessuna cazzo di parte, ma che bello! Crepate subito, spero vogliatemi modi più atroci. Andando avanti, viaggiano ancora con la macchina. Che palle, Dio santo! Sta roba iniziano a tirarla un po' troppo per le lunghe. Ora sono diretti verso un market aperto tutto il giorno. Che può sembrare poco, ma credetemi, se paragonato a tutto quello che abbiamo visto adesso, è un colpo di scena. Il ragazzo ha una brillante idea, quella di farsi chiudere dentro il market per fare razzia di tutto quanto. A cosa ci serve una stupida camera di motel quando abbiamo un intero market tutto per noi? Ma perché? Che idea di merda è farsi chiudere dentro? David, sei un genio. E brave, dategli anche corda? Mentecatti! Ma poi, come farete a farvi chiudere dentro? Ci nascondiamo dentro al bagno, aspettiamo la chiusura. Ma certo, chiusi in bagno, ma è ovvio! Imbecilli, adesso arriva l'inserviente e vi sgama subito! Visto? Cos'è successo? L'inserviente sta per aprire la porta, si ferma e va a specchiarsi così a caso. Ma che cazzo, la merda assoluta, lo schifo più assoluto, putrido, lo schifo maledetto. Così, appena spente le luci, si mettono seduti a mangiare. Nel frattempo si raccontano storie di paura. È la storia di una bambina che aveva un cane dal quale non si separava mai. I suoi genitori erano spesso fuori di casa per lavoro e la lasciavano con il fratello maggiore, che però non la considerava molto. La bambina ogni sera metteva la mano sotto il letto per farsela leccare dal suo cane. Così facendo si tranquillizzava e sapeva di non essere sola. Una notte, mentre dormiva, un tuono cadde vicino alla casa. Io avrei una domanda. Perché mi fate perdere tempo? Ma porca Eva, sono 43 minuti! 43 minuti che non succede nulla, che non va avanti la trama! Ma non doveva essere un film horror questo qui? O l'orrore sta nel riuscire a guardarlo senza suicidarsi? Sapete quante cose si possono fare in 43 minuti? Tipo visitare un vero centro commerciale? Fare una missione di Skyrim? Buttarsi giù da un ponte? Due volte di fila? Ed è tutto molto meglio che subirsi questa tortura psicologica. Comunque, scoprono di non essere da soli nel market. Finalmente. Con loro c'è un torturatore che li scopre subito. Ovviamente vengono catturati tutti. La prima cosa siamo io e te. La seconda, i tuoi occhi. La terza, un pensiero. La quarta è la notte. Vieni.
Che sta dicendo? Corpi straziati. La sesta è fame. Fame che cresce dentro. E morte. Alla gola. Sta per avere un infarto. La settima è l'orrore che verrà. Sì, ok, però adesso stai un po' esagerando. L'odore fetido. Non sto neanche capendo cosa dici, taci! Parla ai fantasmi della follia che fioriscono su questo macello. Oh, basta, ma cosa c'ha? Corpi dappertutto. Sangue raggrumato. Ferite slabbrate, labbra squarciate. Selciato. I vivi si aggirano derubando i vivi dell'essere vivi, tutti. Oh, sta iniziando a torturarli, bene. Chiedo scusa, non vorrei disturbare, ma non dovrebbe iniziare a segare, tagliare, far spruzzare sangue ovunque, a torturare? Non voglio certo mancare di rispetto, è solo che sto iniziando a rompermi leggermente i coglioni di sentirla farneticare a caso. Anche perché non sto capendo nulla! Oggigiorno la gente non compra più. Qui siamo in un market. No, Vabbè. A che punto siamo? Sono tornato giusto in tempo. E finalmente vediamo qualcosa di vagamente horror. Le taglia un pezzo di carne per farlo mangiare a lui. Malatissimo. Devo dire che questa parte di film mi piace. Non poteva essere tutto così. Peccato sia rovinata dalla recitazione di lui. Mentre il macellaio taglia a pezzi la ragazza, lui vede una via di fuga, cerca di liberarsi ma cade dalla sedia e il macellaio lo punisce disintegrandogli una mano. Fail! La terza ragazza intanto riesce a fuggire, prende la jeep e scappa a gambe levate. Così facilmente? Mi sembra strano. Infatti è solo il frutto della sua immaginazione. In realtà lei è ancora lì. Nel finale vediamo il macellaio che vende la carne nel market. Probabilmente la carne dei tre ragazzi defunti. Macabrissimo! Mi piace. E durante il piccolo monologo finale del macellaio, ancora ma basta, c'è un fermo immagine talmente inutile che pensavo mi si fosse rovinato il film. Tavole imbandite per gli animali che siamo. Sa dove posso trovare lo zucchero? Comunque, questo era In the Market. Che dire, è un film indipendente, quindi per quanto brutto sia, forse non bisogna andarci così tanto pesante. È una sgommata nelle mutande del cinema, è un qualcosa di veramente atroce. Appunto. Mi sono piaciuti soltanto gli ultimi 10 minuti di film. Il resto è noia e citazioni, un sacco di citazioni ad altri film. E tra l'altro, riassumiamo brevissimamente la trama di In the Market. Tre ragazzi viaggiano in auto senza meta. Finiscono casualmente in una rapina ai danni di un benzinaio. Vanno in un market aperto 24 ore su 24 per farsi chiudere dentro. E dentro questo market c'è un macellaio che ammazza le persone e ne rivende la carne. E questo rende In the Market come
completamente inutile. La recensione finisce qui. Io come al solito vi ringrazio di tutti gli iscritti, tutti i commenti e tutti i complimenti che mi fate. Vi ricordo, se volete vedere una vera e propria recensione del film, di guardare la recensione di Victor Laszlo 88 e se volete iscrivervi al suo canale. E sempre come video risposta di questo video qui, la recensione di un altro film indipendente che però questa volta mi è piaciuto, The Gerber Syndrome. Ci vediamo ad una prossima recensione.